Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati a giocare con il nostro Venezia, signori miei, carriera allenatore con FIFA 20, sperando di riuscire a raggiungere l'obiettivo che è quello del triplete. Siamo ancora in corsa con tutte e tre le competizioni, ovvero campionato siamo secondi in classifica, Coppa Italia e Champions. Vediamo come finirà praticamente. Detto questo, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie fino alla fine. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, il link lo trovate in descrizione, sia per un discorso di se volete sostenere il canale, trovate in descrizione, trovate anche il link per fare delle donazioni con PayPal se vi va. Se non vi va bene lo stesso. Detto questo, ragazzi, ripartiamo con il video. Allora, raga, io sono arrivato alla partita con il Sassuolo, che è campionato praticamente. Siamo a 2 punti alla Juventus. Andiamo a vedere queste mail. Io forse ho dimenticato di rispondere a Isaac. Infatti, Laird vuole giocare e a Isaac non siamo riusciti a rispondergli, però è molto felice. Va bene, allora, contro il Sassuolo noi potremmo schierare la formazione panchinara, per così chiamarla. E quindi mettere Isaac, qui andare a mettere il nostro pezzolino Wood, sulla sinistra andare a mettere Benny Benitez. Sulla destra Beni Benitez, sulla sinistra Castagna. A centrocampo dobbiamo andare a mettere Amarabacci, Cicocco e il nostro Abe. Perfetto. In difesa abbiamo Abe, va bene. In difesa abbiamo, da questa parte abbiamo Laird. I difensori centrali sono il piccolo Kumbu e Ampadu, pensaci tu. E sulla sinistra Bakker. In porta continuiamo a tenere Plizzer, raga, perché Padelli è inguardabile. In panchina ci portiamo Shaq dell'Orco e i nostri pezzi da 90, ovvero Mbappé, Neymar e Messi. Detto questo, ragazzoli, siamo alla formazione fatta, scendiamo in campo. Ok, ragazzoli, ci siamo. Venezia Sassuolo, siamo al Pierluigi Pensa, a casa nostra. Noi servono, raga, i 3 punti per forza. Io non so in che condizioni, che cosa abbia fatto la Juventus o se già ha giocato la Juventus, ma sta sopra di noi di 2 punti, quindi noi siamo comunque costretti a vincere. Bello, bel bello il movimento di Isaac. Isaac, che entra in aria. Isaac, no! Ma porca miseria, già mi è rimasto l'urlo in bocca, mi è rimasto l'urlo in gola, no in bocca. Mannaggia, bella l'azione di Isaac. Dai che siamo partiti alla grande. Calcio d'angolo, Benitez, Parambarovacci, Cicocco che si muove bene. Vede l'inserimento ancora, non c'è nessuno però, non c'è nessuno. Bello, attenzione, si libera il tiro, gol! Così, di rapina subito, il Venezia in vantaggio col numero 2. Chi sei, Gioia? È una vita che giochi con noi, non so minimamente chi tu sia. Numero 21, numero 21 è il nostro Abe. Grande Abe. Che al quinto la sblocca lui, terzo gol in Serie A. Venezia 1, Sassuolo 0. Subito, subito così. I nostri panchinari dimostrano di essere all'altezza dei titolari e la sbloccano loro. Bella così, 1-0, palla al centro e noi ce l'abbiamo già in discesa, ce l'abbiamo già in discesa, palla per Isaac. Isaac che non guarda sulla fascia il compagno che è partito in velocità, ma guarda centralmente. Bello l'1-2 veloce, Isaac non ci arriva più, lì ci arriva Isaac! Newton, gol regolare, signori miei. In 7 minuti il Venezia fa 2-0. Il Venezia fa 2-0 in 7 minuti, partita già finita, raga, partita chiusa. Wood, vedi in profondità, rinvio sbagliato del difensore del Sassuolo, Isaac l'accompagna in porta, l'accompagna in rete al pallone con un semplicissimo tocco di sinistro, se non sbaglio, con un semplicissimo tocco di sinistro, Isaac porta il 2-0 al Venezia all'ottavo e trova il suo 11° gol in Serie A, signori miei. Per essere un panchinaro, Isaac ha fatto tantissimi gol. Ok, gara in discesa, raga, gara in discesa. Possiamo tranquillamente giostarcela senza fare stupidaggini. Possiamo veramente tenerci il risultato questo com'è. Possiamo anche tentare qualche altro affondo. Non abbiamo giovani da fare esordire. Peccato, questa era un'ottima partita per far esordire qualche giovane. Ma non abbiamo giovani. Padelli, bravo Padelli che si è preso un calcio preciso in pancia praticamente. Però va bene, grande. Il nostro pezzo di legno Wood che l'apre per Castagna, che la gira per Isaac, che vede il movimento ancora di Wood. No, la volevo aprire sulla fascia, invece ho perso troppo tempo. La volevo aprire sulla fascia, ma ho perso l'attimo buono per imbastire una buona azione. Intanto il Sassuolo si muove, il Sassuolo si muove, cerca un'azione di contropiede. Il Sassuolo al limite dell'area, entra in aria, il Sassuolo Ampadu, non ci arriva, Plizzari, costretto a respingerla in calcio d'angolo, va bene, va bene. Attenzione, calcio d'angolo per il Sassuolo, la batte Locatelli.
palla al centro, stacca di piede, attenzione, 1-2, serie convulsa, palla che è arrivata a Isak, che non è riuscito a respingerla bene, attenzione, ancora sul rinvio di Plizzari, il Sassuolo recupera palla al centrocampo, va in pressing Benitez ma non riesce il pressing, attenzione ancora, il centrocampo Locatelli giostra bene il pallone, vede, libero completamente solo. Un brivido freddo mi è sceso lungo la schiena, raga. Un brivido freddo mi è sceso lungo la schiena. Gran tiro di non so chi. Palla che sfiora il palo. Sassuolo vicinissimo al 2-1. Partita poteva essere aperta al 19esimo. Sarebbe stata una gran bella gatta da peralle per il Venezia se riuscivano loro a riaprire la partita. Bello il passaggio in profondità. Palla per Benitez che trova perfettamente lo stop. Vede ancora Isak che la fa girare per Wood. Che però la piglia male. Volo plastico del portiere e palla in calcio d'angolo. Rivediamo il tiro non perfetto del pezzo di legno e il colpo da pallavolista del portiere del Sassuolo che la mette in calcio d'angolo. Pallone di Benitez per Amarabacci Cicocco, Amarabacci Cicocco per Wood che ci prova di nuovo dal limite. Gran gol di Wood, signori miei. Se la prende con gli interessi, Wood. Si riprende il gol con gli interessi. Mamma mia, che solettata di sinistro. Bellissimo, ci fanno rivedere il replay in tre angolazioni diverse. Questa non serve a nulla, cortesemente me la cambi, anche questa non serve cortesemente a nulla, me dai una migliore, ecco questa è carina, passa bellissima all'angoletto, perfetto, gran gol di Wood, 3-0, prendi e porta a casa, prendi e porta a casa signori miei, penso che questa partita non sarà lasciata intera come negli altri video, sarà molto probabilmente sarà tagliata raga, perché al 24esimo stiamo a vincere già 3-0. Cioè è assurdo, penso che da questo momento in poi se penso metterò qualche altro gol se ci dovrebbero essere perché tutta la partita così, a meno che il Sassuolo non la riapre e diventa qualcosa di più emozionante, non penso ci sia abbia più niente da dire questa partita. Ecco, le ultime parole famose. Quando parlo io, ma perché io parlo? Ma porca di una paletta ambriaca. Cos'è? Dimmi che calcio d'angolo non è rigore perché no, l'ha buttato pure lui fuori. Bella così. Al 27esimo il Sassuolo butta pure fuori i palloni e il Venezia può ripartire. Palla sulla fascia per Laird, c'è l'azione di Laird, Laird, non vede Benitez, se ne va per i fatti suoi Laird che ha voglia di mettersi in mostra, mannaggia la mia, grande intervento di Laird, da dietro e si becca il cartellino giallo mi sa, sì, ah no, solo il richiamo verbale, è troppo a fuoco per Laird, signori miei, troppo a fuoco per Laird, il Sassuolo cerca di ripartire con una serie di passaggi vicino al cerchio di centrocampo, vicino alla zona di centrocampo ancora, palla aperta, palla sul cerchio di centrocampo questa volta, passaggio in profondità, Laird però anticipa e la palla arriva al piccolo Kumbu che la mette a terra e la restituisce a Laird sulla fascia di destra che tenta di scendere velocemente, vede Benitez che rivede, attenzione 1-2 veloce, bella l'azione del Venezia che con degli scambi veloci si riesce a liberare sulla fascia di destra, limite dell'area corto, Laird deve solamente crossarla nel momento giusto, il cross c'è, ma questa volta Wood non riesce a darle abbastanza forza per indirizzarla in porta. Quindi niente da fare per questa azione. Venezia che però recupera subito palla. Ancora errore del Sassuolo. Che secondo me è molto svogliato. Ah, errore di Wood nel controllo. Si dice sempre che il controllo è la prima azione, il primo movimento per far bene. Se sbagli il controllo, purtroppo l'azione è molto probabile che sfumi. Attenzione, bella la palla di mannaggia, Isak. Doveva passarle invece ha tentato il tiro subito. Ambarabacci Cicocco riesce a liberarsi. Wood che nel giro la tira fuori. Si dispera Wood. Si dispera Wood, ma se la può prendere solamente con se stesso perché non ha fatto una gran bella figura. Bello il gol, ma in questo caso una gran brutta figura nel tiro. Rinvio del portiere del Sassuolo. Palla nel cerchio di centrocampo. Palla che arriva a Benitez. Palla che viene girata per Isak. Palla che viene girata per Castagna. Che al limite trova il 4-0 al 41esimo. Mamma mia, che azione, raga. Mamma mia che azione, Venezia 4, Sassuolo 0, signori miei. Alla fine del primo tempo. Alla fine del primo tempo, Timothy Castagna trova il sesto gol in Serie A. Venezia 4, Sassuolo 0. Me l'aspettavo più combattuta questa partita, raga. Me l'aspettavo più combattuta. Allora, non capisco se è per un discorso di livello di difficoltà, che oramai mi sono abituato a giocare a questo livello di difficoltà, oppure proprio perché questa partita è completamente in discesa. Non ve lo so dire, forse l'ha presa male proprio il gioco questa partita. Attenzione, il Sassuolo. Mamma mia, fallaccio su Ampadu. Ampadu pensa, si prende il cartellino giallo, tutto contro Sobrino, Ruben Sobrino, tutto contro il Sassuolo, signori miei, tutto contro. Non mi sembrava fallo da cartellino giallo, gli ha tirato un pestone, però era stato comunque Ampadu pensa tu a mettersi
comunque in traiettoria. Attenzione ancora, Wood che vede Isaac, Wood che vede Isaac che cerca di aprirla per Benny Benitez. La palla finisce fuori, la palla finisce fuori. Rimessa laterale per il Venezia, 3 minuti di recupero addirittura. E che cosa è successo? Non è successo niente in questo primo tempo, a parte i 4 gol del Venezia, i 4 minuti di recupero. Attenzione, il piccolo Abe la tira, palla sul petto del difensore del Sassuolo, 3 minuti sono scaduti. Finisce così il primo tempo, signori miei. Venezia 4, Sassuolo 0. Allora, io faccio subito una sostituzione, raga, perché dico, voglio dare anche occasione di giocare più tempo possibile ai vari panchinari. Quindi fuori Isaac, raga, e facciamo entrare il nostro Shaq dell'Orco. Secondo tempo se lo fa lui, secondo tempo se lo fa lui. Torniamo in campo e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Palla aprire per Baker che si spinge sulla fascia di sinistra, si ferma, guarda il centro, cross leggero, sforbiciata quasi volante di Benny Benitez, che però viene stroncata sul nascere e il Sassuolo può ripartire. Attenzione, l'arbitro ferma il gioco, brutto fallo di Ampadu che si becca il giallo Ampadu. Il nostro Ethan si becca il cartellino giallo al 51esimo, cartellino giallo per Ampadu. Attenzione, Shaq dell'Orco vede Castagna. Castagna si ferma. Castagna vede il movimento di Shaq, che però è costretto a tornare leggermente indietro. Che vede in profondità Wood che la stoppa. Si crea lo spazio. E poi la palla viene deviata sul suo tiro. Palla messa fuori. Sarà calcio d'angolo? Sì, calcio d'angolo. Lo va a battere ancora Benitez. Viene a prendersi il pallone sulla bandierina dell'Orco che si gira. Dell'Orco ci cerca di creare lo spazio. Riesce a crearselo. Cerca il tiro, ma non riesce. Murato. Benitez, che è successo? Fuori gioco? Ma non era fuori gioco, dai! Ma non poteva mai essere fuori gioco se mi è capitata la palla per rimpallo. Attenzione, Shaq dell'orco, vede Castagna, Timo di Castagna, che è in posizione regolare, che vede il movimento centrale di Shaq. Mannaggia, palla messa fuori e non riesce a recuperare il pallone. Attenzione, cartellino giallo anche per Castagna. Cartellino giallo per Castagna, c'è stato un fallo. A un certo punto della partita Castagna si è preso dell'Orco, la mette a terra, il tiro, pallone deviato. Sarà ancora calcio d'angolo, signori miei. Calcio d'angolo, vediamo cosa riusciamo a fare in questo calcio d'angolo. Benny Benitez batte per Shaq dell'Orco, che ancora si muove. Si cerca lo spazio. Shaq vuole il gol. Shaq il tiro, gran parata del portiere Sassuolo. Shaq sta impegnando, si sta impegnando bene, si sta impegnando bene. Attenzione, Benitez la batte ancora lui. Questa volta cerca Amrabat Cicocco che cerca il movimento, ma la palla non arriva. Rinvio del Sassuolo e palla recuperata da Castagna, che impegna Kumbulla. Kumbulla la gira per Ampadu, che perde il pallone. Ampadu già ammonito. Attenzione, non può intervenire quindi in maniera goffa. La palla per il Sassuolo che cerca di ripartire. Palla per Ricci. Baker va in chiusura. Baker se ne va a prendere un bar. Se ne va al bar, Kumbulla scivola in maniera sguaiata, però il Venezia riesce comunque a recuperare la palla e a ripartire con Castagna. Castagna che vede Shaq che vede ancora Castagna che c'ha praterie, signori miei. Se ne va Castagna, Castagna la può chiudere, Castagna può fare il botto, Castagna al limite dell'aria, lei al limite dell'aria, tira, e il portiere ci mette il mignolo forse, il portiere ci ha messo il mignolo. Calcio d'angolo ancora per il Venezia. Benitez la batte. Ancora Shaq dell'Orco al recupero. A recuperare questa palla. Si accende, si cerca lo spazio. Scusatemi, Shaq dell'Orco cerca un tiro. Ancora il portiere. Ne dice di no. Dice di no il portiere. Shaq vuole il gol. Il nostro Shaq dell'Orco vuole il gol a tutti i costi. Ancora Benitez che vede Amrabat Cicocco che la tocca leggera per cercare ancora il compagno di squadra. Ma la palla ancora per il Venezia. Comunque ancora tutti in attacco. Chi è costui? Non lo so. Non sto più leggendo. Shaq dell'Orco si gira. Mannaggia, raga. Guardate Neymar in panchina. È un assedio del Venezia, signori miei, che vuole il quinto gol e lo vuole con Shaq dell'Orco. Amrabat Cicocco vede Abe che si crea lo spazio. Abe la incrocia, palla fuori. Palla fuori. Palla incrociata bene da parte di Abe e palla fuori. Amrabat Cicocco per Castagna. Castagna che vede dell'Orco. Dell'Orco che rivede Castagna, che si ferma nell'area di rigore. Vede nuovamente il compagno. 1-2 Amrabat Cicocco. Non si sa come questa palla sia arrivata a Amrabat Cicocco, che ha cercato il tiro. Ma non gli è riuscito. Ora il Sassuolo cerca di uscire. Questo comunque sta cercando di giocare per quel che può, perché il Venezia non dà fiato proprio. Non dà fiato. Attenzione a Padu che ha ammonito. Non può intervenire. Infatti se ne va Diop. Diop da solo davanti al portiere. Gran gol del Sassuolo con Diop, signori miei. Gran gol del Sassuolo con Diop. 4-1. Bello gol. Ma purtroppo Ampadu non poteva intervenire.
Dico, stavamo, se fossimo stati sull'1-0 avrei fatto anche il fallo, la cartellina rosso, ma 4-0, dico, anche se ne segnano uno, non mi cambia nulla, preferisco continuare però a giocare in 11 che in 10 contro 11, signori miei. Ora attenzione al Sassuolo, il Sassuolo ha preso coraggio, il Sassuolo ha preso coraggio, il gol gli ha dato fiducia, ancora Ampadu che non può intervenire, ancora Ampadu che non può intervenire, attenzione, solo dall'area di rigore il giocatore del Sassuolo, nessuno interviene, attenzione, vicinissimo al 4-2 il Sassuolo, ora riparte però il Venezia con Becker, riparte il Venezia con Becker che si accentra, l'apre in maniera bruttissima Becker, ma che hai fatto zio, mamma mia che brutta palla all'87esimo. Ah, punizione per il Venezia. Non avevo manco capito che era punizione per noi. Bravo Ampadu che si è preso questo fallo. Questo fallo. Attenzione. Barabacci Cicocco non riesce. Perde l'attimo il passaggio. 3 minuti di recupero in tutto questo, raga. 3 minuti di recupero. Il Venezia con Scheck dell'Orco al limite dell'area. Scheck dell'Orco riesce a trovare il movimento. Riesce a trovare. No, vabbè, ma cosa ha parato il portiere, raga? C'è un rimpallo. Gliel'ha parata. Ma porca miseria. Benitez ancora la battuta, Ambarovacic così va a prendere questo pallone, Ambarovacic la fa girare, attenzione, sono davanti all'area, 4, e con questo sono 5, signori miei, 5-1 del Venezia sul Sassuolo, gol di Abe, trova la doppietta personale, il nostro Abe sullo scadere, gran bel gol, passa la palla che passa in mezzo a tante gambe, consigli, il portiere Sassuolo non la vede, e gol del definitivo 5-1, signori miei. Al 90esimo, nei minuti di recupero, pesantissimo il risultato. Pesantissimo. Bella così. Non noi sta bene, raga, perché un 5-1 contro il Sassuolo. Vabbè, che siamo a casa nostra. Quindi, attenzione, comodino, va a stringere la mano a De Zerbi. Complimenti per la partita. Ma 5-1, prendi e porta a casa. Detto questo, ragazzuoli, abbiamo avuto una grande partita. Grande partita. Detto questo, signori miei, andiamo a farci le nostre bellissime interviste. La Juventus ha vinto 3-1 contro la Sampdoria, mannaggia loro. Facciamo le Grazie nostre per belle averci interviste, le concesso domande un sempre minuto saranno per sempre le rispondere alle stesse. nostre Belle domande. Abe è stato straordinario. Poi abbiamo i giocatori giusti per mantenere la striscia. E l'ultima qual è? Sfide. Non so cosa mi abbiano chiesto, ma Abbiamo io rispondo finito. con Grazie sfide. all'esercizio. Va bene così, ogni tanto una risposta a caso ci sta. Mamma mia, raga, prossima partita Champions, prossima partita Champions, signori miei. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!